Allora, perché? Perché la supernova esplode perché il suo nucleo collassa, perché deve cercare una fonte di energia, diciamo, ulteriore per poter accendere il prossimo materiale combustibile, che è il ferro di cui è composta. Per far questo ha bisogno di comprimersi, perché il guadagno di potenziale gravitazionale che ha viene metà, diciamo, usato per questo scopo, e l'altra metà viene liberato in luminosità. Ma questa luminosità improvvisa che dal centro della stella morente si libera deve in qualche modo venire smaltito dall'esterno, e questo smaltimento fa sì che, siccome c'è una tendenza anche delle stelle a non fare salti nel loro comportamento, quindi si cerca di aumentare la superficie radiante della stella in maniera tale che per ogni, diciamo, metro quadrato di superficie della stella rimanga lo stesso flusso di energia, no? Si cerca di mantenere costante questa quantità, e per far questo, diciamo, la stella esplode e i suoi strati stellari vengono sparati fuori a circa 20.000 o più chilometri al secondo, no? E nel far questo, diciamo, c'è questa brillantezza che vedete, che dura però, diciamo, dell'ordine di qualche settimana, no? E poi comincia a crescere. Ecco, questo per farvi vedere questa zona del cielo 3 settimane prima dell'evento di supernova. Evento di supernova, si sottrae questa immagine da questa, il residuo, la differenza, dalla luminosità della supernova stessa. La vedete, questo è da Terra e questo è dallo Space Telescope. Vedete come si vede molto, molto bene. Questo è un resto di supernova fotografato nella banda X, non nella banda visibile. Vedete, sembrano quello che resta dopo i fuochi d'artificio, no? che vengono giù. Il residuo stellare è qui al centro. Questi qui sono questi strati esterni che sono stati sputati fuori e che, diciamo, sbattono contro il mezzo circumstellare, lo spingono fuori un po' come uno spazzaneve, no? E con l'invecchiare di questo resto di supernova, alla fine andranno a perdersi nel mezzo circostante. La cosa che importa a noi è che c'è questa proprietà fondamentale del plasma, cioè della materia quando è completamente ionizzata, quando gli elettroni sono completamente separati dai protoni, che la conducibilità magnetica, cioè il flusso magnetico attraverso, diciamo, il campo magnetico rimane congelato, rimane, diciamo, attaccato a questo plasma fino a che, diciamo, la conducibilità elettrica rimane grandissima come nel plasma di questo tipo. Quindi, quando una stella esplode, questa crea, tra i vari effetti collaterali, anche tutto uno sparpagliamento di piccole onde di gas con attaccato il campo magnetico. E questo campo magnetico, voi già capite che uso ne faremo, crea esattamente quel tipo di irregolarità magnetiche che si muovono molto veloce, in cui, diciamo, i protoni, da cui i protoni possono venire accelerati, come si diceva prima. Ecco, quando ho tante supernove, come nel caso di M82, quella della cita che prima era la sua, adesso la vediamo la sua gloria terribile, diciamo, vedete che, diciamo, le esplosioni sono così forti che si creano dei camini come dei vulcani, no? In uscita, naturalmente di qua, perché si tende ad andare perpendicolare al disco perché c'è meno resistenza dinamica, e vedete che il disco della galassia normalmente è questo, con tutte le sue bande di polvere a indicare che, diciamo, qui il tasso di nascita di stelle e quindi il disco di supernova sarà molto 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 tutto più rapido un po', insomma. Questo è una galassia come questa produce circa 20 volte più stelle della nostra galassia, quindi molto attiva. È rara localmente, un oggetto raro localmente, ma è interessante perché è un laboratorio in cui noi possiamo osservare quali erano le condizioni fisiche prevalenti nelle galassie giovani. No? Esattamente come, perdonatemi, io a me non piacciono le analogie, ma per chiarire, no? L'attività ormonale
è massima in una certa fase della vita e poi, diciamo, declina. Analogamente questo accade nelle galassie, no? Diciamo, i brufoli delle galassie sono a uno Z di circa 3, no? Quando qui, nella Hubble Deep Field, a Z3, un redshift uguale a 3, lì vedete le galassie giovanili, no? Equivalenti a, trasportate nella vita umana, all'adolescenza, diciamo, anche alla prima adolescenza. Infatti le vedete che sono ancora un po' tutte spezzettate, hanno delle forme che non sono quelle a cui noi siamo abituati dalle fotografie degli oggetti vicini, sono ancora un po' spezzate. E questo perché? Perché l'universo era molto più piccolo, era 4 volte più piccolo, diciamo, no? E quindi le distanze erano 4 volte più piccole e quindi le galassie, diciamo, in realtà si toccavano, si spezzavano, insomma, facevano una specie di, come dire, c'era una situazione di forte interazione dinamica, e questa forte interazione dinamica portava, come mostravo prima, a una formazione stellare estremamente forte attraverso questi passaggi di maree tra una galassia e l'altra. Ora, quindi questo per far capire che questo tipo di galassie, diciamo, che oggi sono rare, una volta erano la normalità. Ora, quali, io vi ho accennato al meccanismo di Fermi di accelerazione delle particelle. Naturalmente, quando queste particelle sono accelerate, come emettono queste particelle? Bene, allora, innanzitutto devono emettere in maniera preminente, se c'è il campo magnetico che le ha accelerate, quindi le ha fatte diventare energetiche, questo stesso campo magnetico le farà emettere per la reazione di sincrotrone. Adesso, diciamo, non mi addentro nella reazione di sincrotrone. E ineluttabilmente questa radiazione di sincrotrone che si crea interagisce con le stesse particelle genitrici che, per così dire, prendono a calci, no, questa radiazione di sincrotrone e la mandano in una regione molto più alta di energia, questo che si chiama il processo Compton. Quindi vedete come tutto sommato, chi non è abituato a queste cose naturalmente comincia a dire oh my god, dove stiamo andando, no? In realtà da una cosa nasce l'altra, cioè vedete i campi magnetici che accelerano le particelle che esistono in natura e le fa diventare molto energetiche. Queste particelle, in questi campi magnetici che le hanno accelerate, devono emettere la radiazione di sincrotrone. A questo punto questa radiazione di sincrotrone che c'è, come ci sono anche le particelle, interagiscono con queste particelle che sono molto energetiche e che gli danno, come dire, il calcio di energia tale da fare diventare questi fotoni di sincrotrone ancora più energetici e diventano, in questo caso dal sincrotrone che è tipicamente nel radio fino al visibile, vengono mandate nel gamma, nell'X nel gamma. E quindi questo è un'utile predizione per capire se ci sono particelle, protoni e campi magnetici, qual è il tipo di spettro, si possono fare i conti per benino, eccetera, eccetera, qual è il tipo di distribuzione di luminosità con energia che mi aspetto. Questa è la famosa nebulosa del granchio, che è, diciamo, un resto di supernova, predetta chiamata nebulosa del granchio, un resto di supernova di una stella esplosa nel 1054, che fu notato dagli astronomi cinesi essere visibile per parecchi giorni anche di giorno. Ed è curioso che gli europei non ne abbiano fatto menzione, questo per dire quanto malmessa era l'Europa culturalmente, no? Intorno all'anno 1000. Invece i cinesi l'hanno osservata.